Ciao a tutti ragazzi, ho aperto adesso la live, siete già quasi 300 persone. Datemi un check in chat se sentite. Stasera andiamo a vedere la mappa della volatilità. La spiegazione completa andiamo a vedere come costruirla, come filtrarla. La dimostrazione proprio di come funzioni andando a compararla con il Forex Volatility di Mataf. E successivamente andiamo a vedere alcuni spunti con i quali utilizzare la mappa della volatilità. A fra poco, ragazzi. Vedo un attimo le domande in chat, nel frattempo rispondo nel Q&A. No, Fabio, le altre live verranno caricate, WSI fondamentale? Sì, sì, verranno caricate, ragazzi, su YouTube. Probabilmente faccio un bundle di tre live, come ho fatto con le precedenti, ovvero prendo tre live, le, le racchiudo in tre, quattro ore formative e le metto su YouTube. Uh, ok, vediamo se ci sono altre domande nel frattempo. La chat, tutti check, grande, allora... Ciao, parlerai mai di trading sistematico? Se volete, sì, non c'è nessun problema, possiamo portare anche un ospite sul trading sistematico. Eh, ciao, Fabio, è possibile avere il software della gestione del rischio su MetaTrader 4? L'ho messo su Telegram, l'ho messo sul mio gruppo Telegram, se non riesci ad averlo mandami un messaggio in privato. Um, poi l'ostacolo più difficile nel tuo percorso per diventare profittevole... Il rimanere con la stessa strategia, nonostante si, si affrontano periodi magari leggeri di drawdown, senza cambiare strategi di strategia in strategia, senza capire che in realtà il vero segreto, la vera chiave siete voi, ok? Quindi siete eh, voi che fate uscire l'edge statistico, costruendo delle strategie solide e poi andando a implementarle con la continuatività, ok? Se lasciate una strategia al primo, uh, alla prima streak di tre loss, capite che è abbastanza impossibile. Um, poi... Come gestivi le perdite pesanti all'inizio del tuo percorso? Non ho gestito perdite pesanti semplicemente perché ho sempre utilizzato la gestione del rischio, ok? Quindi le perdite non sono mai state su un singolo conto pesanti. Perché? Perché se vai a rischiare intelligentemente una determinata percentuale di rischio per subire perdite pesanti vuol dire che non prendi neanche un trade e allora in quel caso la cosa da chiedersi è forse dovrei approfondire la teoria prima di andare a tradare su un conto real. Um, Fabio, la live suggestione emotiva la caricherai? Sì, um, Fabio, una domanda, perché nelle tue storie hai detto che il Portogallo non è sicuro? Allora, il, ragazzi, il Portogallo, soprattutto il sud, ha dei posti stupendi, siete davanti al mare, ci sono delle ville gigantesche, c'è cioè un mare pulitissimo, delle riserve naturali, che un clima fantastico. Il problema è che ho trovato delle falle nella security, nella sicurezza, ok? C'è comunque una criminalità che è medio, non dico alta, ma è media c'è poco controllo e essendoci comunque persone che hanno una certa disponibilità economica sono un facile bersaglio okay? tra l'altro mancano i servizi cioè io trovo impossibile che nel 2022 se non vuoi cucinare non puoi ordinare con Deliveroo, ok queste sono cose che negli Emirati Arabi sono proprio alla base cioè addirittura ti vengono anche a fare i tamponi a casa e tutto quanto cosa che lì nel Portogallo è impensabile sono dovuto andare a mh, 40 minuti di macchina solamente per fare un tampone Fabio, fai altre live di backtesting. Sì, va bene. Se hai problemi di individuare la bias intraday. qualche consiglio? Guardati il mio video sulla struttura di mercato su YouTube, gratuito, ehm, Poi, dove si prende la Yuasca? La Yasca non si prende, la vai direttamente a fare, è un percorso abbastanza importante. Ehm, tra l'altro, finisco di leggere le domande e poi iniziamo. Ehm, grazie per quest'altra live. Hai mai utilizzato Multicharts? No. Uh, recentemente ho guardato i video di Sam Saidan, ma faccio un po' di fatica rispetto a come le spieghi tu. Grazie, vuol dire che ho una delivery e una comunicazione più valida di Sam Seidan. Grazie Marco. Um, primo anno di trading sei riuscito a concretizzare qualcosa? Sì, ma in realtà allenante. Okay, ovvero ho fatto dei guadagni, poi però ho perso dei soldi, poi ho rifatto dei guadagni, poi ho riperso dei soldi. Alla fine il bilancio era positivo, ma in ogni caso, comunque, non è che c'erano questi grandi guadagni. Perché quando tu non sei costante, quindi entri un po' in FOMO e poi esce successivamente un nuovo conto, una nuova strategia, scusate, proprio l'altra strategia la applichi su un altro conto. Così è difficile essere costanti. Uh, Fabio, che te ne pare di fare una live sulla colorazione tra valute? Ma non c'è in realtà bisogno di una live, c'è una dashboard, ve la faccio vedere stasera, me la segno anche in modo tale che potete vedere. Uh, ho risposto a questa domanda precedentemente, che macchina hai Fabio e che macchina guidi? Allora, io le macchine le cambio costantemente, sono favorevole alla formula dei noleggi, qui a Dubai vado principalmente in Uber perché ti viene a prendere la comoda Tesla sotto casa e te ne vai dove ti pare, quindi non sei dipendente da una macchina, se ti vuoi fare un weekend fuori magari a Rassault Cayman, eh, andare lì ti prendi una macchina a noleggio, sia Mercedes, uh, vuoi fare lo swag social, ti prendi il Ferrarino, ma non... Non la posseggo, ok, neanche mi interessa perché è un costo che non è giustificato, insomma. Ti dà solamente un ritorno di immagine, ma io non faccio marketing sull'immagine, faccio marketing sui contenuti e sul valore, quindi non me ne frega minimamente niente. Uh, Fabio, tradi anche con prop o solo con conto tu nel forex? Ho delle prop, ho delle prop che ho messo a lavorare, qualcuna con l'algoritmico, qualcuna con strategia manuale, sì, ho diverse prop. Um, cosa c'entra la vivasca col trading? Un bel niente, è una tecnica di biohacking. Va bene, ragazzi, um, cosa ne pensi dell'intraday in cripto? Se sei bravo, fai un bel po' di denari. Uh, se non sai cosa fare, ti fai malissimo perché segui delle logiche differenti dal Forex. Fabio, ma a parte l'impatto, tutte le notizie sono uguali, ce ne sono alcune più importanti. Ma all allora, per la direzionalità devi andare a qualificare la tipologia di notizia. Se vuoi andare a vedere la volatilità, ti serve vedere dove c'è una concentrazione, dove c'è un cluster. ok? Allora, ragazzi, eh, riuscite a vedere lo schermo? Tolgo un attimo questa parte qua. Andiamo a spiegare, datemi un check in chat se mi sentite, se vedete tutto quanto bene tempo rispondo quali erano i tuoi obiettivi quando hai iniziato in realtà gli obiettivi miei erano quelli di tutti i ragazzi barra ragazzi quando iniziano a fare questa professione ti viene venduta come un metodo per far soldi facile purtroppo dico purtroppo ti viene venduta come un get rich quick questo è tutto tranne che un get rich quick il trading è forse il lavoro più difficile al mondo uno dei lavori più difficili al mondo. Soprattutto perché ti devi scavare dentro, non è solamente una strategia, ma ti devi scavare dentro e capire dove stai facendo degli errori a livello emotivo. Quindi devi essere anche autocritico. Chi ha un ego grande non riesce a far trading perché dà la colpa al mercato, non si prende mai le responsabilità e non cresce mai. Comunque, il mio obiettivo era riuscire a ottenere l'indipendenza finanziaria e infatti è arrivata. Lei da aperto in profit appena vedo Candelone verso il buy in panico e chiudo. Quella è praticamente insicurezza su tutto quanto vuol dire che non hai fatto backtest, non hai seguito un protocollo. Ti consiglio proprio di prendere un corso o una mentorship eh, insomma, con chi ti pare, ma con una persona che sia competente, eh, Fabio. Se ti scrivo sui giri riesci a rispondere, ci provo, ma ci stanno tipo 700 messaggi richieste richieste di messaggi. Quindi il live riesco a rispondere più o meno a tutte quante. Allora. Partiamo un attimo ragazzi, dovrebbe vedersi lo schermo. Cos'è la mappa della volatilità? La mappa della volatilità è una griglia che tu vai a fare a inizio settimana o nel weekend, ancora meglio nel weekend, sulle notizie che escono durante la settimana pianificate, ok? Per andare a capire quale tipologia di asset possono avere la movimentazione più ampia a livello di ATR, ok? Questa cosa serve soprattutto per chi lavora in intraday, perché vi dà delle estensioni molto importanti su base intraday. Quindi se voi magari avete una strategia trend following, vi andate a divertire abbastanza con la mappa della volatilità. È molto importante comprendere la differenza, nonostante l'assonanza, fra volatilità e direzionalità. La direzionalità è una cosa che... Uh, va praticamente va contestualizzata con l'analisi fondamentale, okay? Perché la mappa della volatilità non è uno strumento utilizzato per andare a comprendere la direzionalità di un asset, okay? Quindi la direzionalità è una cosa che tu poi successivamente vai a comprendere con la tua checklist operativa, la tua strategia, quindi per fare le tue valutazioni, ma deriva sempre da price action e da analisi fondamentale, che è una cosa differente dalla mappa della volatilità. La mappa della volatilità va a prendere e a includere all'interno dei suoi parametri le notizie a medio impatto, le notizie ad alto impatto, e va a creare una griglia con gli asset, ok, o le valute in questo caso, le valute più movimentate durante la giornata, creando payer. Ok, facciamo un esempio: se io mi trovo il mercoledì delle news molto importanti su l'euro sessione New York, su Dollaro, sessione New York, e su sterlina, sessione New York. Cosa andrò a fare? Saprò che durante la sessione New York un approfondimento ulteriore che puoi andare a fare è vedere la sessione durante la quale sono movimentate. Quindi vai a vedere Londra e scrivi principalmente flat in termini di mappa della volatilità e successivamente vai a mettere invece New York con euro USD, pound USD movimentati. Ok? Da un attimo vi metto anche la terza che è... Euro GBP. Perché questa cosa qua? Perché io sono andato a prendere e a incrociare i vari asset che hanno le varie valute in questo caso che hanno più volatilità durante la giornata di riferimento. Che in questo caso sono il dollaro, la sterlina e l'euro. ok Vi date un check se si vede, ragazzi, se state capendo, se si vede tutto bene. Poi andiamo a fare qualche esempio pratico, andiamo a confrontare anche con MATAF e andiamo a vedere le correlazioni che me l'hanno chiesto i ragazzi, come si vedono. Ottimo. Questa cosa qua ragazzi vi aiuta tantissimo nel trading scalping e intraday. Non è una cosa particolarmente utilizzata per lo swing trading se non per il concetto di manipolazione prepartenza. Che cosa vuol dire? Se voi trattate smart money, quindi conoscete i concetti di manipolazione, tipicamente vi trovate questi setup. Facciamo finta che questa è l'H4, avete una struttura rialzista. Successivamente vedete un pullback, tornate all'interno della demand, quindi della zona di domanda che ha provocato questo breakout e vedete il mercato che entra in un canale, ok? E vedete che magari uh, lunedì e martedì sta all'interno di questo canale, successivamente mercoledì avete notizie ad alto impatto, ok? Tutte notizie ad alto impatto sull'asset di riferimento e quello che vedete è che la manipolazione e la partenza viene effettua effettuata durante quella giornata. Quindi per lo swing eh, viene utilizzato soprattutto per capire durante quale giornata verrà fatta la manipolazione di partenza dell'asset di riferimento. Questo qua è l'utilizzo, vi metto anche per lo swing trading. Invece per l'intraday e per lo scalping, noi lo utilizziamo come catalizzatore. Il catalizzatore è un qualcosa che velocizza della volatilità della sessione di riferimento. Facciamo un esempio anche qua. Io mi trovo il mio setup di accumulo su scalping, ok? In pre-New York, facciamo finta con la sessione di New York. Mi trovo su una zona di demand, ho un'alta concentrazione di news ad alto impatto sull'euro e sulla sterlina, ok? A questo orario e le news entrano in campo qua dentro, sono all'interno di una demand, inizio a valutare proprio la potenzialità di estendermi a livello direzionale beneficiando non solamente della correttezza della mia analisi, ma beneficiando anche dell'estensione dell'aumento di ATR dovuto proprio alle news ad alto impatto. Ragazzi, voi dovete eh, cominciare a capire che le news sono comunque una lente di ingrandimento per la massa, quindi la massa vede le news ad alto impatto, le news rosse e dice ok, ci sarà volatilità su questo determinato asset, quindi viene proprio utilizzata come eh, confluenza. Ora Daniele dice quando non ci sono notizie si va in piscina. No, non è che non si va, si va in piscina. Quando non ci sono notizie, tradi la tua watchlist tranquillamente, ma se vedi un tuo asset che è molto movimentato durante quella giornata perché ha ah, praticamente news ad alto impatto, almeno sai il perché. Ok? Qua Paolo dice però molte volte tirano delle cannonate che è difficilissimo prendere il trade, ma infatti non ti devi posizionare dopo la news, devi fare la tua analisi prima della news in modo tale che vai a beneficiare dell'estensione direzionale. Ok? Um, per cosa sta ATR? Average True Range? Quindi sarebbe la movimentazione media che ti va a fare un asset all'interno del, um, della giornata, ok? Poi c'è anche l'ADR che è l'Average Daily Range. Ok? Se, uh, true Range diciamo che è la media dei pips che muove, il Daily Range invece è quanto ha mosso durante quella determinata giornata. Ok, andiamo avanti, vediamo un attimo, uh, Fabio. ma quanto può durare l'effetto di una news? Questo non ci interessa, non è quello che ci interessa. Noi sappiamo che va a generare volatilità in intraday, andare a prevedere quanto durerà l'effetto della news è un lavoro praticamente che perde dall'inizio perché tu non sai in anticipo su quanto impatterà la news. Tu sai solamente che quella notizia verrà scontata all'interno del mercato, quindi avrai un'effettiva reazione successiva all'uscita di quella notizia. Dice il ragazzo, in alcuni momenti lagga. Eh, voi vedete un lag, ragazzi, perché a me la connessione va benissimo, non vedo nessun problema. Uh, dice Giovanni a volte news alle 14 però il per parte alle 19 come ho detto è un, uh, un filtro che tu vai ad avere di quale asset guardare su base intraday non è che dici vabbè alle 14 c'è la news e metto il trade alle 14 altrimenti tu non stai unendo questo concetto alla tua strategia ma stai facendo di questo concetto la tua strategia e non va assolutamente bene perché per tradare hai bisogno di una serie di confluenze che ti sei costruito e hai backtestato okay? li devi fare pre news esatto la devi sfruttare prima, come dice Andrea. Ora, andiamo a vedere un attimo alcune cose partendo dal calendario. Vi faccio vedere come filtrare determinati dati, perché quello che vi trovate voi è questo qua. Se andate su Forex Factor, intanto attenzione ad impostare la stessa ora, altrimenti vi confondete. Quindi mettete l'orario eh, di dove siete voi attualmente, ok? E eh, andate, vediamo un attimo se ci aggiorna qui. Eccolo qua le 9.17, ok. PM. Se non sbaglio, sono negli emirati, uh, qui siamo due ore avanti, quindi parliamo delle 11.18, Se non sbaglio, lì dovrebbero essere le, um, le 9:18, giusto? Quindi è corretto con l'orario italiano. Come ti trovi a Dubai con le sessioni da dio, ragazzi? Da dio. La sessione di Londra inizia praticamente dopo le 10, quindi vai ad avere tutto il tempo per farti la pre-Londra. Poi eh, prima che entrasse in, in vigore l'ora legale praticamente iniziamo a mezzogiorno, quindi proprio stai, stai in una pacchia. Io mi metto a grafico dalle 10.30 a 11 qui, all'ora di all Dubai, quindi stai benissimo, fai tutta la routine. Ecco, dice, arriverò anche io lì molto presto, sono sicuro. Fabio, tu due notizie a medio impatto, le sì, 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 vado a fare il merging, cioè quando ho notizie a medio impatto, ma sono tante, vado a considerarle. Ok? Proprio è possibile che in un giorno le supply e le demand smettano di funzionare, ma in realtà non è che smettono di funzionare, dipende sempre da come le utilizzi. In Italia ancora ti mettevi a grafico? In pre-London, ok? Quindi alle 8. Infatti era scomodo perché devo svegliarmi prestissimo per fare la routine. Ehm, allora andiamo avanti, adesso. Questo è come voi vi trovate classicamente, no? Quindi questa settimana dal 24 al 30 aprile. E questo è quello che voi vedete, ok? Quindi mh, un sacco di news, non c'è un filtro operativo, non sapete effettivamente cosa andare a guardare. Se andate su filtri, togliete questo marroncino e questo giallo, mettete applica filtri e vi fa vedere direttamente per la settimana di riferimento le news più movimentate. Se noi dovessimo costruire il calendario economico prima, ok, di quello che si dovrebbe muovere durante questa determinata settimana, andremo a vedere proprio il lunedì. Con l'EuroCAD, quindi il 25 aprile. Con l'EuroCAD andremo a vedere il 26 aprile con il dollaro centrico, ok? Quindi come asset principale di riferimento. Quindi cosa possiamo tradarci? L'euro dollaro, possiamo tradarci sterlina USD, possiamo tradarci USD yen, possiamo tradarci USD CAD, ok? Tutto ciò che vede comunque USD. Uh, sì, vediamo anche settimana prossima, non c'è problema. Uh, dopo parliamo, magari facciamo 5 minuti di QA che vi vedo molto interessati per routine e tutto quanto. Vi faccio vedere anche uh, gli altri giorni. Il 26 appunto abbiamo il dollaro, quindi abbiamo molta movimentazione sul dollaro. Poi abbiamo il 27 euro out, principalmente movimentato. Okay. L'unica cosa è che l'AUD è movimentato di notte, quindi non lo prendiamo in considerazione perché si andrà a muovere in Asiatica, a meno che non tratta Asiatica. Poi abbiamo il 28 dove abbiamo protagonista il CAD-yen e durante sessione asiatica e abbiamo il dollaro protagonista, quindi stesso discorso di questa giornata qua. E poi vediamo venerdì invece che abbiamo tante notizie sull'euro e due notizie sul dollaro. Okay? Questo qua ci va a far pensare proprio come l'asset principale possa essere l'euro-dollaro, un asset secondario può essere USD CAD, ok? E poi abbiamo praticamente anche delle movimentazioni importanti in Londra che ci permettono di tradare anche Euro CHF. Tutte queste cose vanno unite poi a quello che voi utilizzate come confluenze operative della strategia. Andiamo a vedere settimana prossima. Settimana prossima cosa abbiamo? Abbiamo il 3 di, di maggio, abbiamo lunedì il dollaro, ok? Quindi abbiamo un dollaro abbastanza movimentato di pomeriggio. Poi martedì abbiamo AUD in pre-London. Molto probabilmente qui faranno uno sbilanciamento, uno sbilanciamento è una manipolazione della sessione asiatica. Poi abbiamo il dollaro di pomeriggio, ok? E l'NZD di sera. Questo non ci interessa perché è a basso impatto e anche in sessione asiatica. Quindi vediamo come protagonista è il dollaro qua dentro. Per il 4 abbiamo NZD USD. Okay. Qui abbiamo NZD protagonista sempre per la sessione di, eh, eh, asiatica. Poi abbiamo eh, l'euro-dollaro, l'euro per la mattina, il dollaro movimentato tutto il pomeriggio. Questa giornata potete tradare tutti gli asset con il dollaro, abbiamo una volatilità attesa alta. Successivamente vediamo appunto tutta la sterlina movimentata, quindi il giorno 5... Vediamo tante news sulla sterlina. Qui si possono tradare a livello trend following, direzionale e manipolazione. E poi il 6 abbiamo il CAD movimentato sempre di pomeriggio insieme al dollaro, e poi altre news sul CAD. Quindi, qua abbiamo principalmente movimentato che possiamo prendere USD/CAD, possiamo prendere il CAD yen, e possiamo mettere anche in correlazione con USD/Yen. Anche questo sarà movimentato, pound USD, insomma, tutto ciò che riguarda il dollaro. Vi faccio vedere anche la settimana ancora prima, quanto vi facilita questa cosa. Andiamo un attimo indietro, vi faccio vedere praticamente dal 18 anche al 22, al 23, scusate, al 22 perché è venerdì, eh, che news abbiamo? In questo caso abbiamo il eh, NZD, questa è una giornata infatti che non è stata movimentata. Abbiamo la giornata dopo ancora poche news di mercato, solo AUDC e JCS, ma in due orari completamente sballati. Poi invece abbiamo una giornata dove nel pomeriggio è completamente protagonista il CAD, okay? quindi tante news sul CAD, tra l'altro anche positive. E poi magari ci andiamo a vedere come si è comportato il 20 aprile il CAD. Poi andiamo a vedere il 21 USD, quindi principalmente notizie su USD e nel pomeriggio anche la sterlina ad alto impatto, quindi Pound USD come asset principale e Euro GBP anche movimentato. Per il 22 invece andiamo ad avere l'Euro. Tantissime news sull'euro, quindi principalmente l'euro movimentato da accoppiare con sterlina o CAD, quindi euro GBP, euro CAD e il pomeriggio stessa cosa, quindi sempre euro USD o euro GBP. Mi scrivete uno in chat se, se vi è chiaro questo concetto, ragazzi? Ditemi un attimo se eh, avete chiaro questo concetto qua, magari andiamo a vedere anche direttamente su eh, MATAF come si comportano questi concetti. Vediamo un attimo se avete capito. Funziona. Ok. Allora, non vedo un attimo i vostri messaggi. Spiegazione da 10: lode Ok. Mi aprite un attimo il QA, domande e risposte, voglio vedere se funziona. Vedo un attimo. Per farvi vedere anche un attimo, prendendo la giornata con più news su un singolo asset, ragazzi, è stata il 20. Il 20 l'asset principale movimentato è stato il CAD, giusto per farvi vedere gli effetti che hanno queste news sull'asset. Cosa ci possiamo aspettare? O una giornata fortemente direzionale, ok? Sul 20, o semplicemente una manipolazione a favore di trend che poi è stato preso il 20 eravamo qua dentro, ecco qua, in questo caso abbiamo una manipolazione. Ora, chi conosce i concetti che io trado sa benissimo che noi andiamo a guardare in modo molto accurato l'orario della manipolazione. In questo caso noi avevamo anche sul time frame inferiore una struttura che era rialzista, quindi eravamo allineati a questa struttura rialzista. Chi conosce il concetto di premium e discount sa benissimo che utilizzo il 75 come livello di eh, ritorno questa è la strategia trend following che vi ho dato anche vi faccio vedere dove potete studiarla questa qua è proprio semplice è basata sul, sul trend following e vi ho fatto costruzione della strategia qua praticamente e la trovate eh, da qua quindi costruzione strategia da 0 2 3 e poi avete la parte 4 praticamente. Ok, quindi questi concetti qua non me li metto a spiegare un'altra volta, ma sono gli stessi che utilizzo per questa strategia qua. Dice Lorenzo: non si vede, come non si vede il grafico? Vediamo un attimo: vediamo un attimo. Ora dovrebbe vedersi. Sì, si vede benissimo. E allora siete voi che laggate. Allora sono quei due che dicono che non si vede. Vediamo un attimo. Voi lo, lo vedete il mio grafico, ragazzi? Io tutto ok, io vedo e sento perfettamente, si vede tutto, tutto liscio. Ok, va bene. Tenevo a YouTube, mi sa. Vabbè, ma YouTube non ha fatto neanche partire il video. Eh, comunque, quello che dicevo è che qui abbiamo un riallineamento strutturale, quindi anche il nostro time frame di bias è long, ok? Qui siamo tornati, proprio nell'orario in cui vi dicevo, quindi le 14, all'interno della zona che ha provocato un ulteriore breakout. Okay. Come vi dicevo, l'orario delle news vi dà delle grandi informazioni su quale asset possiamo aspettarci volatilità e anche se lavorate swing, perché questa è un'eventuale un entrata swing, dove possiamo andarci ad aspettare una direzionalità. Infatti, in questo caso, noi vediamo che la news è stata attivata praticamente alle 14 e successivamente abbiamo avuto un breakout molto importante della zona. Questo era un posizionamento si poteva rifare e non a caso poi abbiamo un'intera sessione direzionale ok se andiamo a vedere anche il 20 inizia qua no a mezzanotte e andiamo a vedere le movimentazioni che ha fatto che poi chiude qua dentro si è fatto due swing uno down da 96 pips un altro app partendo da qua da altri 90 pips quindi calcolate che per chi trada uh, sia intraday sia scalping sia swing era un potenziale swing da 180 pips se ti prendevi sia lo short che il long o se facevi trend following per lo short trend following per il long ok la cosa che mi interessava era farvi vedere anche come questi concetti danno effettivamente volatilità all'asset ma lo andiamo a vedere direttamente qua dentro vi faccio vedere anche una cosa, uh, anzi vi chiedo a voi in chat senza farvi vedere prima, quali sono gli orari più movimentati in termini intraday? Quindi non vi parlo di news, vi parlo proprio di orari dove abbiamo le principali manipolazioni ed escursioni direzionali. Dov'è che abbiamo più persone all'interno del mercato? Voglio gli orari ragazzi, gli orari diretti. Parliamo di Londra e New York. Qualc qualche ragazzo mi ha detto, Fabio, ma perché vai sempre a tenere in considerazione gli orari quali apertura Londra e apertura New York, non perché piace a me tradare in quegli orari, ma perché dove sono posizionate la maggior parte delle persone, dove se tu hai una strategia di sbilanciamento sessione vai a prendere con un edge importante la maggior parte dei trade e lo andiamo a vedere in modo oggettivo, cioè guardate una giornata sull'euro-dollaro, no? questa è la volatilità in pips per ora del giorno. Guardate qua cosa abbiamo, abbiamo un average che dura fino alle 7. Poi entriamo in sessione pre-London, e in sessione pre-London già muoviamo tantissimo, ok? Siamo al di sopra dell'average e stiamo settando i massimi. Dura dur fino alle 9, quindi abbiamo queste tre ore, 8, 9, 10, ok? E già dalle 11 inizia a scendere la volatilità. Successivamente stesso discorso, che ora abbiamo detto, sempre 14.30, 16.30, come orario di New York di movimentazione. Inizia a salire, inizia a salire, e crea il massimo alle 16, ok? Alle 16.30 poi inizia a riscendere. Fatti 17, 18, 19. Questo qua vale per tutti gli asset, ragazzi. C'è una piccola precisazione da fare: ci sono asset che sono molto volatili. Ora, non so se questo è l'esempio, perché questo prende l'ultima settimana, ma è un esempio perfetto. Guardate qua: qui rispetto all'euro dollaro abbiamo un average di pips che continua a muovere anche di sera, quindi alle 18, alle 19, alle 20. Scende sotto la media ma continua a muovere e anche di notte, guardate, fa un picco massimo alle 5. Sapete dirmi fra il CAD dello Yen qual è la motivazione per la quale muoviamo di notte su quest'asset? Qual è la motivazione, ragazzi? Esatto, è lo yen. È lo yen che è movimentato principalmente in sessione asiatica. E ora, non perdiamo troppo tempo a fare questa cosa, ma vi porto a notare un'altra conferma di quello che vi sto dicendo. Qui avete la differenziazione in termini di PIPS per la movimentazione, ok? Prendiamo ad esempio, che ne so, un NZD/CAD, ok? Non è facile avere news sull'NZD/CAD. Ora purtroppo non mi fa tornare al 20, ma vi assicuro che se fossimo andati a vedere il 20, di NZD/CAD sarebbe stato un giorno che ha settato un massimo tipo questo qua di volatilità. Perché perché c'era news ad alto impatto sul CAD, ok? Magari l'NZD era stazionario, quindi si creava uno sbilanciamento all'interno dell'asset e vanno a muovere tanto. Ok, motivazione per la quale questa mappa della volatilità vi va a dare un'importantissima confluenza operativa di quello che è andato a fare. Ok? Andiamo un attimo avanti, vi faccio vedere un'altra cosa, sempre su eh, Mataf, che è relativa ai trading tools, e si trova su questa parte qua, che è la distribuzione del, dell'asset, ok? Quindi all'interno di un singolo asset, qui ha messo direttamente l'euro, ma vi faccio vedere anche, eh, chiamo magari il CAD Yen, no? Quante volte eh, magari all'interno di un mercato che ha diverse zone di prezzo ci siamo andati a chiedere, ok, ma dove c'è la principale eh, concentrazione di volumi, di scambi, di liquidità? Qual è il nostro centro di gravità all'interno dell'asset? E la cosa molto interessante è che noi abbiamo uno strumento gratuito, quale quello che vi sto facendo vedere, che può essere perfettamente allineato alle manipolazioni di sessione. Perché qua noi, se andiamo a vedere il grafico così e ti dico trovami il centro di gravità, tu non lo sai fare, ok? Non lo sai fare perché hai talmente tanti tick, talmente tanti swing point, che non sai effettivamente qual è il fair value all'interno dell'asset. Qui puoi farlo anche su diversi. Orizzonti operativi. Quello che vai a vedere invece a sinistra è che ti dà il livello preciso. Cioè, tu sai che sul 126.26 abbiamo il POC, quindi il centro di gravità principale all'interno dell'asset, quindi sai anche le deviazioni standard di quando esci da determinati parametri. E la cosa che vi faccio vedere è che questo concetto può essere utilizzato anche per l'intraday. Quindi immagina avere una confluenza operativa di questo tipo dove sai che il mercato si sta estendendo al di sotto del fair value, magari qui hai, un, hai una demand vuoi avere per la volatilità un riallineamento strutturale e per vedere che tutti questi tick point hanno creato proprio un centro di gravità quindi un livello ad alta liquidità che è molto probabile che venga ripreso tra l'altro abbiamo anche un, un triplo massimo di liquidità qua sopra questo strumento per rispiegare fornisce praticamente dei livelli di liquidità importanti all'interno dell'asset quindi sapete effettivamente dove avvengono la maggioranza degli scambi e questo strumento vi permette anche di andare a confluire con le aperture di sessioni e le manipolazioni. Perché esatto, devono ribilanciare, ok? Questo non va a lavorare eh, come, Daniele dice come fa a trovare il POC, perché non va a lavorare sui volumi, va a lavorare sulla price distribution, ok? Voi dovete iniziare a differenziare fra tick volume e futures volume, per chi si è andato a vedere la mia live di USA in live c'erano circa 800 persone. Devo ricaricarla, ok? Um, devo caricarla su YouTube. Quella live la spiegavo proprio come è stato dimostrato uh, che i tick volume sono correlati all'80%. Quindi non possiamo avere una precisione di volumi reali, ma possiamo tramite una price distribution, quale quella che c'è stata qua dentro, andare a vedere effettivamente dove c'è il picco di concentrazione. Di, di prezzo all'interno della zona, e quindi sappiamo che è molto molto probabile che il prezzo torni a ribilanciare quel livello là. Ok, quindi può essere utilizzata come confluenza. E poi, ovviamente, se voi siete al punto dove non avete neanche utilizzare, utilizzato mai una vostra strategia, quindi non avete costruito niente, è ovvio che questo strumento non vi basta, dovete fare un intero percorso dove capite come si costruisce una, una checklist, come si costruisce un trading plan, le confluenze operative da utilizzare. Ok. Sì, in questo caso vedete 500 candele, in questo caso invece 15 minuti. Eh, se diminuisco il numero di candele, volete vedere ad esempio le ultime 100 candele su 15 minuti. Vedete, diminuisce notevolmente le candele, vi fa una distribuzione insomma sul breve termine, vi fa vedere sempre, vedete come rimane sempre questo il centro di gravità. Quindi qua dentro facciamo l'esempio, no? Facciamo finta che noi eravamo qua dentro, quindi avevamo il centro di gravità giornaliero su questo livello. Ci trovavamo al di sotto, sapevamo che qua c'era una grande concentrazione di volumi, sapevamo proprio che il riallineamento okay, era molto probabile andarla ad ottenere verso quel livello, okay, proprio per un ritorno al fair value, okay, che è il prezzo accettato. E questi strumenti qua vi danno una confluenza operativa da unire poi insieme a tutto il concetto delle, della mappa della volatilità. Ora ragazzi voglio vedere un attimo l'altro strumento del quale volevo parlarvi, che è su Trading Tools. Eh, molti, molti ragazzi mi dicono uno strumento di correlazione effettivamente valido e io vi porto sempre questo qua. Questo qua perché diventa utile? Intanto perché potete personalizzare interamente se andate a vedere anche gli indici delle valute, eh, quindi vi inserisce anche l'indice della singola valuta qua dentro, ok dovete refresciare e vi carica. Facciamo refresh, se vi faccio vedere come funziona. Praticamente avete la percentuale di correlazione in verde se è favorevole e in rosso se è inversa. Cosa vuol dire? Se io ho due asset che hanno verde 80, tipo questo qua, verde 83, che cosa vuol dire? Che sono correlati positivamente all'83%. Cosa vuol dire positivamente? Vuol dire che se uno va su, anche l'altro l'80% delle volte lo segue. Se invece abbiamo il rosso, quindi fra USDCHF e EURUSD, abbiamo meno 85%, cosa vuol dire? Che nell'85% delle volte o l'85% del tempo, se EURUSD va long, USDCHF va short per la stessa entità. Vi è chiaro questo concetto ragazzi? Mi scrivete uno in chat? Perché il Nasdaq ha un forte momento di volatilità sempre alle 15.30, e 30 dice un ragazzo. Beh, è abbastanza ovvio perché siamo in sessione di New York. Il Nasdaq è un asset che muove principalmente a quell'ora, quindi in sessione di New York, quindi è normalissimo avere un picco di volatilità a quell'ora. Vedo tutti uno che arrivano in chat. Benissimo, facciamo anche un esempio perché c'è qualcuno che dice non ho capito. Quando tu hai due asset, ok? Muoviamo, prendiamo l'esempio dell'euro dollaro e della sterlina USD, no? L'euro, dollaro e sterlina USD sono collegati dal dollaro in sé per sé. Quindi, se il dollaro scende, entrambi salgono sia l'euro USD che la sterlina USD. Come faccio a sapere se sono correlati al 91%? Perché vado a guardare questo dato qua. Okay? Una correlazione diretta al 91% vuol dire che entrambi gli asset, nella stragrande maggioranza delle casistiche, vanno a braccetto. Questo può essere utilissimo anche per la gestione del rischio, perché se voi volete aprire due trade long sull'euro, dollaro e sterlina USD, no? E mettere l'1% di rischio, voi in realtà quanto state rischiando su un singolo trade? Rispondete a questa domanda un attimo, è importante da capire, eh? perché alcune persone pensano di andare a. Mitigare il rischio aprendo diversi asset, ma in realtà state rischiando il 2% sul singolo asset. Perché indovinate che succede se USD sale tantissimo, quindi il dollaro sale tantissimo, che perdete entrambi i trade long. Ok? Sotto quale percentuale non considero correlati gli asset quando non sono nel verde scuro? Ok? Quindi quando ad esempio abbiamo un 24, un 11, un 13. Un, anche un 32, 33, 24 diciamo sopra il 50 iniziano a diventare correlati ma neanche troppo diciamo off limits per aprire due trade sopra il 70 ok sopra il 70 di correlazione ragazzi non vado ad aprire due trade uguali è da stupidi ok vuol dire andare a rischiare nel 70% delle volte la stessa percentuale su due trade differenti due trade scusate è volata l'acqua due trade um, correlati Ora eh, un'altra cosa importante, qui io vi ci ho aggiunto anche l'indice, questo è importantissimo, perché molti di voi so che utilizzano il DXY, ok? Il DXY è l'indice del dollaro, no? E se io volessi sapere come è correlato il DXY ad altri eh, asset, posso saperlo. Come faccio? Voglio andare a vedere praticamente quanto è correlato USD con, facciamo finta, con il, la sterlina e vado a vedere che abbiamo una correlazione di meno 29, quindi non sono minimamente correlati e anche negativa. Se voglio vedere quanto è correlato USD con, vi posso dire, USD CAD, scendiamo giù e vediamo che sono correlati a un 32%. Se voglio vedere quanto è correlato USD a USD CHF o USD Yen, scendiamo sotto e vediamo che sono correlati a un 82%, e a un 96% quindi praticamente usdchf si muove di pari passo con il dxy ok positivamente andiamo a vedere se questo è vero togliamo questi strumenti qua andiamo su usdchf ci andiamo a sovrapporre a quest'asset il dxy quindi facciamo su base aspetta vediamo su che base la stiamo guardando questo dato lo stiamo guardando su base, penso sia daily. Eccolo qua, vedete qua cambiate i parametri. Lo stiamo guardando su daily. Quindi su base daily, questo software dice che DXY è correlato per l'80% delle volte con USD cf direttamente. Andiamo a vedere se questo è vero, ragazzi. Che dite, è vero? Li vedete correlati i due asset? Datemi un check in chat a livello di movimentazioni, scrivete uno in chat se vedete che questo strumento funziona uguali, esatto. Facciamo un altro esempio, vi aiuta anche con gli indici questa cosa qua, no? Eh, vogliamo andare a vedere, volete aprire un trade su pound yen e volete vedere quanto è correlato effettivamente con lo yen in sé per sé, ok? Eh, quindi yen correlato con pound yen, dove sta? Abbiamo, secondo questo, yen, il pound yen, eccolo qua, un 98%, quindi sono praticamente sovrapponibili. Ok, quindi sappiamo che, vediamo un attimo, mettiamo il pound yen. Ragazzi, vi ricordate come si chiama su TradingView l'indice dello yen? Sarebbe 6J, uh, dovrebbe essere questo qua, vediamo un attimo. Uh, eh, infatti diceva inversamente correlati, si sì, era rosso, meno 98, sì. Quindi cosa vuol dire? che sono inversamente correlati, anche su questo concordate cosa vuol dire inversamente correlati? Che se uno va su, l'altro va giù, ok? Se uno va su, l'altro va giù, se uno va giù, l'altro va su, corretto anche questo, ok? Poi c'è un altro indice, eh, sempre per lo yen, mi sembra si chiama JXY, eccolo qua, e anche questo, vedete, segue la stessa logica. Segue la stessa logica. Questo qua per aprire i trade, cioè andare a vedere ad esempio due asset che io voglio aprire, magari nz D USD, NZD CAD. Dico: Vabbè, c'ho il setup su tutti e due, li apro su tutti e due. Ho un 80%, 88% di correlazione. Capite bene che vuol dire utilizzarsi eh, il rischio splittato. Ok, quindi vuoi mettere un per cento e un per cento? Sta rischiando il 2% all'interno dello stesso asset. Quindi è solamente mentale. Ma anche il discorso, ad esempio, di aprirsi un Pound CAD e un CAD CHF. Magari uno non ci va a pensare e dice: Vabbè, c'è il CAD, però c'è il CHF che bilancia. No, sei con un 89% di correlazione con USDN e Pound CAD. Sei un 91% di correlazione inversa. Quindi capisci bene che stai aprendo lo stesso asset in realtà. Ok? Mi date un check, ragazzi? Ci siamo? Esatto, non conviene avere asset troppo correlati in checklist. O se volete avere asset correlati, non conviene tradarli insieme. Allora eh, rispondo un attimo al QA, vediamo 4-5 domande, che ho altri 5 minuti disponibili. Uh, vediamo un attimo: domande e risposte. Bella, Fabio, grande, grandissimo. Posso credere che queste live siano gratuite? Cosa leggere per capire la liquidità? Ci ho fatto una live apposta. Vai su YouTube, c'è una live dedicata alla liquidità. Sei stato in Spagna, certo, sono stato in Spagna, e in Portogallo, quest'anno sono andato anche, scusa, l'anno scorso 2021 sono andato anche a Cipro, uh, sono stato uh, tre mesi circa, due mesi in Portogallo, uh, poi Cipro, poi Emirati eh, e probabilmente andrò a Bali, uh, quest'estate anche vorrei vedere se riesco ad andare alle Maldive, quindi comunque viaggiare, poi un video utile per voi potrebbe essere come andare a utilizzare. Un setup mobile, perché ragazzi il mito del trada da telefono è una cazzata, prima o poi qualcuno dovrebbe dirvelo. Ehm, se siete dei trader professionisti, ok, avere un PC portatile con degli schermi laterali che potete andare a montare e smontare vi salvano la vita, perché li mettete in un singolo zaino. Io metto PC e schermi portatili ultra ultra slim, quindi piccolissimi all'interno e appena arrivo da qualsiasi parte del mondo monto il mio setup PC portatile Due schermi laterali in Full HD, collego gli HDMI e è come se avessi un ultra wide di PC. Quindi, magari è una cosa che vi interessa, ci andiamo a fare anche un video dedicato. Farò una live su William Gunn. C'è un video su YouTube, ragazzi, c'è un video su YouTube dove racconto la sua storia. Magari possiamo andare ad approfondire i suoi concetti. Grande Egon, sempre presenti. Uh, mentre per gli indici, allora per gli indici ci sono delle valutazioni che sono differenti. Tra l'altro, gli indici hanno anche una correlazione molto forte fra loro. Magari ci facciamo una live successiva, un po' di live fa. Vi ho spiegato una strategia long term per gli indici. Um, per lo scalping, come capiamo la direzione, ragazzi? Attenzione, non è per capire la direzione. Questo concetto eh? non è per capire la direzione. Questo qua è un concetto per capire dove sta la volatilità da unire alla vostra strategia. La volatilità c'è cioè appena esce la news, 30 minuti prima, 30 minuti dopo. Uh, Fabio, esistono strategia per tradare news? Assolutamente sì, non le utilizzo. Uh, utilizzo la news solamente come catalizzatore della mia strategia che è basata su liquidità. Uh, sì, esatto, ti aiuta a capire la volatilità. Uh, Cos'è Mataf? È una piattaforma gratuita. Si può fare anche con le cripto? Uh, no, non si può fare con le cripto. Uh, le percentuali del movimento della valuta indica le indicano in precedenza, uh, in che senso le percentuali? No, <ride> sare sarebbe praticamente vincere al superenalotto, cioè se tu avessi in precedenza uh, su MATAF di quanto si muove la valuta il giorno successivo, sarebbe magari ti dici anche a livello direzionale, no? fa un più 2%, in quel caso ti prendi il long. No, le sai in tempo reale. Um, tutto ok, chiaro finora ma ci potessi spiegare un buon impatto oppure. L'ho col... spiegato anche questo. Ho, spiegato, ho fatto proprio un esempio pratico sul CAD yen, e quello è anche un trade che mi sono preso. Se la news dice: uh, all vale per tutte le valute. Uh, sì, sì. Um, poi quali notizie influiscono maggiormente abbiamo visto come abbiamo utilizzato la, la volatilità quindi non parliamo di direzionalità quindi di catalogare le varie tipologie di news Il calendario di investimento che quale più o meno più o meno uh, in una lezione tempo fa parlavi sì 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 sì, sì. Um, praticamente um, mi è capitato in passato di uh, rifinire la disciplina facendo delle azioni che comunque ti creano disagio, ovvero quando apri un trade che non rispetta il tuo piano di trading o la tua checklist, eh, puoi andare a fare uno stacco delle azioni che ti danno un po' fastidio, quindi prendi magari un amico vai a fare una donazione a lui, ti togli dei soldi, quindi capisci che effettivamente quando sbagli, anche se il trade va a profit, devi perdere dei soldi, ok? E questa è una cosa che serve soprattutto al nostro subconscio per allenarci al fatto che non è l'esito del trade, ma è il rispetto del piano il nostro obiettivo. Perché anche un trade che tu hai fatto a caso può andarti bene. Magari becchi la direzionalità correttamente, ma questo non vuol dire che devi dargli un rinforzo positivo. Quindi andare a valorizzare questa azione. Uh, se ci sono tante notizie a basso impatto, le consideri. Hanno po muovono poco, ragazzi, muovono poco. Fabione, consigli e motivi per gestire le proprie? Ho fatto un 20% in questo mese con il Real. Grande. Uh, in challenge. Un challenge oscillo tra rosso e blu. Cosa vuol dire che sei più o meno a break even? Eh, consigli, sei entrato in emotività, ok? Ti sei passato la proppa, alla grande, hai fatto un profitto che è importante. Ora che si tratta di profit split, quindi il prelievo, ti sta prendendo un po' d'ansia, ma è normale. eh. Magari non sei abituato a quelle cifre. Um, si vede tutto ok, benissimo. Allora... Le news valgono sia per trend buy o sell? Certo, certo. Non sono direzionali, sono di volatilità. La direzionalità è influenzata anche dalla positività o negatività delle news. Eh, certo che è influenzata, ma non, non lo utilizzo in termini direzionali. L'ho spiegato cento volte, penso. Eh, non mi interessa quel dato. Non mi interessa quel dato perché la direzionalità la vado a vedere con struttura di mercato e liquidità. Mataf è gratuito? Sì. Um, ok... Quali persi posso prendere per essere neutri? Lo vedi dalla table delle correlazioni. Le correlazioni sono un continuo cambiamento? Certo, certo, certo. Cambiano, uh, non ci mettono poco, ci mettono un po' di tempo a cambiare, ma sono differenziate. Che, dif che differenza c'è tra indice e futures? Dipende, dipende cosa intendi per indice. ok? In questo caso è un indice composto, quello che ti ho fatto vedere, quindi G, Y. È un uh, indice creato da TradingView, pr pr probabilmente andando a prendere tutti gli asset con lo yen e andando a creare un merging, mentre il 6j è proprio, uh, 6J, scusa, è proprio uh, il futures dello yen, differente. Ma più o meno stai lì, eh, cambia veramente di poco. Um, ottimo, ragazzi. Allora, io vi ringrazio per essere stati presenti. Spero che apprezzate tutte queste live gratuite che faccio ogni settimana. Se vi è piaciuto il format, se vi piace insomma quello che faccio, andate su Trustpilot e magari scrivetemi anche un'idea per le prossime live. Ok, siamo arrivati a 405 reviews e 5 stelle, quindi sono, sono felicissimo, state apprezzando e continueremo così, cioè molti hanno detto "Ma ti fermerai con le live?" Assolutamente no, continueremo con le live gratuite, anzi gli argomenti potete sceglierli voi, ok? Ciao a tutti ragazzi, buona serata e noi ci vediamo settimana prossima. Buon trading.